Ciao ladies! Ciao! Dove siamo? Siamo nel giardino di Dana e nell'orto. Oggi, nell'orto di Dana, sì, e oggi volevamo fare un video tag. Cos'è questo video tag? Allora, sono 10 domande che poi taggeremo qualche amico youtuber e noi oggi parleremo di giardino, di qualcosa che ci è molto piace. Vicino, ci piace, facciamo 10 domande, se volete anche rispondere voi potete sotto al video lasciare i vostri commenti. E rispondere alle domande. Vai, partiamo. Allora, partiamo la prima domanda. Qual è la tua pianta preferita per il giardino o il terrazzo, Dana? Tutte le graminacee. Io è molto facile, è anche molto banale, mi piace tantissimo la rosa. Va bene, seconda. Seconda, qual è la tua pianta preferita per la casa? Ah, la Sansevieria cilindrica. E qual è? Così lo raccontiamo anche a chi non lo sa. È un tipo di Sansevieria che è cilindrica, per cui fa questi cilindri cicciottoni. Bella, 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 bella. È una pianta un po' vintage, sì, è la pianta sì. della nonna. E invece a me piace tanto la Pilea peperomioides, bella. Che è anche chiamata moneta cinese perché ha queste foglie completamente rotonde, che è bellissima, è anche molto stilosa come pianta. Sì. Magari mettiamo poi le foto, sì, cosa sì, dici? Sì, sì. Poi, terza domanda, se hai l'orto, ma anche se non ce l'hai, qual è l'ortaggio preferito? Ne ho tanti, però sicuramente l'erba cipollina. Bellissima, bellissima, così bella. La mangi e anche un bel fiorellino. Sì, sì. Poi la puoi cogliere e fare bouquet. Io invece il cavolo kale, mi sono innamorata di questa pianta che è facilissima da coltivare ed è buonissima, sì. E fa anche molto bene. E abbiamo fatto un video, vi mettiamo il link. Sì, datelo a vedere. Sì. Quarta domanda, qual è il fiore preferito per il bouquet e le decorazioni? Peonia, perché è grande, fai il centro visivo e poi intorno ci metti altri fiori più piccoli. Io ne ho tanti, però dovendo scegliere l'idrangea e se... anch'io la peonia. Anch'io la peonia. Copione. Quanto tempo dedichi alla cura delle tue piante? Poco. Non ho tempo. Non hai tempo? No. Io quando sono in campagna ogni giorno, perché proprio mi perdo tra le piante, vado a tagliare le pacce, i fiori appassiti, sì. Piace tanto. Il rigo. Sì. Allora, poi. Hai un manuale o un libro che usi spesso da consigliare anche ai nostri amici? Assolutamente sì, il libro nuovo di Simonetta Chiaruggi e Camilla Zanarotti. Più orto che giardino. Non a caso. Io invece consultalo sempre sul comodino Un giardino per tutte le stagioni di Vita Sackville West, che adoro, proprio una scrittrice che vi consiglio di andare a trovare. Chi non l'adora? Suoi, sì. Anche a vedere la sua casa, che lei è famosa per aver realizzato questo giardino tutto bianco. Andiamo avanti, dove acquisti le tue piante e i fiori? Ai Garden Center. Ai Garden Center, io invece normalmente alle mostre vivaistiche, sono una grande frequentatrice di mostre vivaistiche. Vai. Poi, hai qualche trucchetto, qualche segreto per coltivare le piante al top? Sì, le concimo. È un ottimo segreto e funziona sicuramente bene. E io ne ho veramente tanti, anche i segreti delle nonne, ma li ho scritti nei miei due libri, perciò vi invito ad andarli a leggere. Sì. Poi, nella tua famiglia c'è qualcuno appassionato di piante che ti ha trasmesso questa passione? Sì, c'era mia nonna. Che poi ha un nome bellissimo, la Rosa. Nonna. Rosa. Sì, perché nella mia famiglia sono tutti nomi di piante. Di mia piante. Mamma Artemisia, abbiamo una zia Margherita e quindi... E la nonna Rosa. E la nonna Rosa. E io invece nessuno, anzi tutti negativissimi. Tu sei la prima. Sono la prima, rompo forse una tradizione, I miei figli non so, però insomma ho fatto un'autodidatta. Invece, qual è la prossima pianta che vorresti comprare? No, ne ho una che mi piace tantissimo, che è la plumeria. Anche a me. Ha un profumo fantastico, ma una cosa da inebriare. Ma qua tu sul lago non Ma puoi. Non lo so, perché in Liguria viene, ma qua sì, sui no. È una pianta classica delicata, dei terrazzi del meridione. È tropicale, viene benissimo in Sardegna o tutto... Sicilia, sì, Napoli, Campania. Sì. E io invece il limone. E invece limone abito in Liguria, sì, però io ho la casa, il mio bosco giardino è sui 400 metri. Sì. E là in inverno viene la un neve, perciò il limone me lo dimentico. Però se avessi una serra... Ma sì, però io non ci sono, poi chiudo casa e lo so, però almeno lo... E chi gli dà da bere?
chi gli dà da bere? Non so. Niente, niente limone. Queste sono le nostre risposte su questo video tag dedicato al verde, al giardino, ai fiori, e vi invitiamo comunque a lasciare i vostri commenti oppure a taggare anche in Facebook o Instagram, insomma, dovunque, fateci sapere. E noi tagghiamo per questo video Martina di Martin's Vintage Garden e Giovanni di Orchids Killer. E vi invitiamo ad andare a vedere sui loro canali di YouTube. Ciao! Ciao! Ricordatevi di sfogliare la rivista digitale sul web Blossoms In e di seguire Simonetta su About Garden. Ciao! Ciao!